Io vorrei semplicemente ricordare a tutti voi, ne abbiamo parlato anche con Enda, l'Italia in questo anno ha messo in fila una serie di riforme. Per anni l'Italia ha considerato l'Europa come il luogo dove andare a prendere la lezioncina sulle riforme da fare. Quante volte sentivate dire ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa. Nel giro di un anno noi abbiamo cambiato il mercato del lavoro. Nel giro di un anno abbiamo finalmente dato stabilità con la legge elettorale al sistema politico, abbiamo approvato delle regole contro la corruzione e per la responsabilità civile dei magistrati che ci fanno finalmente essere orgogliosi all'avanguardia a livello internazionale. Abbiamo fatto ieri un investimento sulla scuola con 100.000 professori in più, più valutazione, più merito, più qualità, più autonomia. Con tutte le polemiche che conoscete, gli scioperi, le contestazioni che abbiamo avuto. Da qui, io spero, alle prossime ore chiuderemo la riforma della pubblica amministrazione, che è una delle principali sfide che abbiamo, e abbiamo ridotto le tasse sul lavoro, con l'operazione IRAP costo del lavoro, sgravi contributivi per i nuovi assunti e i meravigliosi, famosi, mitici 80 euro per chi guadagna meno di 1.500 euro. Un investimento di 10 miliardi di euro su una fascia di popolazione che soffre di più. Tutto questo l'abbiamo fatto in un anno. E poi c'è la riforma costituzionale che sta andando avanti, e poi c'è la delega fiscale, e poi c'è il sistema della giustizia. Quindi noi le riforme le stiamo facendo a casa nostra. Non c'è nessun paese in Europa che ha fatto così tante riforme in così poco tempo.